Siamo a Modugno, in provincia di Bari. È una centrale a ciclo combinato che utilizza soltanto gas naturale. Lo stesso che si utilizza a casa. Esatto, il gas naturale viene prelevato dai materanotti nazionali ed è esattamente lo stesso gas che si usa nelle case, diciamo, di tutte le famiglie italiane. Quanta energia viene prodotta qui? Abbiamo una potenza di picco di 800 MW, sufficiente per mantenere una città di medie dimensioni come appunto può essere Bologna. Questi impianti sono complementari alla produzione rinnovabile. La produzione rinnovabile per definizione è una produzione difficilmente prevedibile e pianificabile, che può venir meno anche nell'ambito di poco tempo, e quindi per diciamo sopperire a eventuali mancanze o eventuali picchi di energia prodotti dalle fonti rinnovabili servono impianti estremamente flessibili e veloci. È un impianto innanzitutto che brucia soltanto gas naturale. Il gas naturale, per diciamo per come è fatto, è un gas che ha un buon rapporto tra energia prodotta e CO2 sviluppata. Questo impianto non sottrae acqua all'agricoltura o agli usi diciamo umani, in quanto utilizza esclusivamente acqua proveniente dallo scarico del depuratore municipale di Bari. Questo impianto non scarica acqua o reflui in fogna. L'unico diciamo sottoprodotto di produzione è costituito da elementi solidi che sono o sali o fanghi. Avanti a noi abbiamo i camini, dietro i camini ci sono le caldaie a recupero. Le caldaie a recupero servono per recuperare tutto il calore scaricato dalle turbine a gas. Essendo un calore di buona qualità, di alta temperatura, viene utilizzato per produrre a sua volta vapore, che poi viene immesso in una terza turbina, che sarebbe la turbina a vapore, che produce ancora energia. Questa integrazione consente di avere un elevato rendimento. Queste turbine hanno delle bassissime emissioni, sia in termini di NOx che in termini di CO, che sono i due inquinanti caratteristici degli impianti a ciclo combinato. Abbiamo, diciamo, mediamente noi emettiamo un valore che è la metà del valore autorizzato. L'energia di solazione è sensibile perché valutando i singoli aspetti di impatto, si nota come le centrali come queste, considerate che Sorgenia ne ha quattro praticamente identiche, hanno impatti limitati su tutti gli aspetti. Siamo all'interno del sistema di raffreddamento della centrale. Ecco, perché è importante questo corridoio pazzesco? Questo corridoio è importante perché qui avviene la condensazione del vapore, quindi tramite questo sistema di raffreddamento il vapore che esce a bassissima pressione dalla turbina a vapore ritorna diciamo a livello in stato liquido. In Europa praticamente è l'unico esempio di sistema di raffreddamento a secco di questo tipo per una centrale da 800 MW.